La Toscana è pronta alla mobilitazione qualora il governo non modifichi il decreto che ha cancellato la geotermia dall'elenco delle fonti di energie rinnovabili, come peraltro previsto anche dal protocollo di Kyoto. Lo ha annunciato il presidente della regione Enrico Rossi nel corso di una conferenza stampa convocata insieme all'assessore all'ambiente Federica Fratoni all'Arderello, nel comune di Pomarance, cuore della geotermia toscana. Una manina ha tolto con una penna, cancellando la parola geotermia dalle energie rinnovabili. È un attentato contro questo territorio, quindi ci vuole mobilitazione, ma allo stesso tempo noi chiediamo subito una convocazione al governo. In Toscana sono 17 i comuni dove si produce energia geotermica, suddivisi fra le province di Pisa, Siena e Grosseto. Le centrali sono una trentina per una potenza installata di 900 MW e quasi 3.000 addetti fra i dipendenti diretti e l'indotto. Questo decreto, che cancella la geotermia dalle energie rinnovabili, fa saltare tutti i progetti che noi abbiamo costruito con una legge e anche con un protocollo di intesa che abbiamo pronto con Enel, con cui andiamo a ridurre fino al 98% le emissioni di polvere, con cui andiamo anche a catturare la CO2, che non è però frutto di processi di combustione, che emette l'energia geotermica quando viene sfruttata. La CO2 serve nei processi alimentari. Noi abbiamo molte idee che possiamo raccontare al governo per sviluppare qui l'economia circolare. Anche i sindaci chiedono di aprire quanto prima un confronto con il Ministero. Noi sicuramente vogliamo farci sentire prima con una possibilità di dialogo importante, perché purtroppo nella geotermia spesso si parla a sproposito. Prima il governatore ha detto i passi che si sono fatti, perché anche noi vogliamo una geotermia sempre più sostenibile, non solo economicamente ma anche ambientalmente. Almeno la nostra voce la vogliamo far sentire, però siamo convinti che una Toscana di questo tipo, dove l'industrializzazione sta diminuendo a vista d'occhio, un settore come questo, che è sostenibile economicamente e anche ambientalmente, non possa essere abbandonato. Sarebbe una scelta sciagurata.